Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e eccoci qua per un nuovo video. Perché andiamo a far vedere un po' di cose. Allora, innanzitutto c'è una novità sul fronte Muramasa, nel senso che l'azienda Tatara, questa è una cosa che va detta perché siccome io ho all'epoca criticato una eccessiva durezza della regolazione, in particolare in fase di rasatura. Questo è il Muramasa di Tatara. Spero di non sbagliare il nome, comunque pensavo che si chiami Muramasa, sì, Muramasa. Regolabile dal prezzo molto importante e io mi era rimasto molto colpito da due cose. Uno dal fatto che comunque i caratteri fossero molto piccoli, i numeri, quindi ci volesse una vista, diciamo, abbastanza allenata. Ma questo, vabbè. Ma poi dalla durezza che la regolazione in rasatura aveva. Ora, l'azienda se n'è accorta e ha mandato un ricambio, che non è altro che un anellino di plastica, che però una plastica diversa, in questo caso mi sembra che sia silicone. Cioè, comunque, che lo rende più scorrevole, rosso invece che nero, quello precedente era nero, che lo rende più scorrevole. In effetti è vero. Ho provato a radermi recentemente e con questo il miglioramento è notevole in termini di gestibilità della regolazione. Quindi verrebbe da dire con quello che costa il minimo, ma nulla è scontato in questo mondo. Scusate il ciuffo della mattina, anzi mettiamo in vista, nemici della polotomia, qua. Il cartello fatto fare in Argentina e quindi complimenti all'azienda. Ma oggi parliamo d'altro. Allora, oggi innanzitutto, siccome su alcune chat mi è stato chiesto di riproporlo, eccolo qua, il Sabre, Blackland Sabre. Blackland Sabre che è un rasoio della Blackland, forse l'unico, forse moderno, adatto a accogliere le lamette GEM. Cosa sono le lamette GEM? Le lamette GEM sono lamette, diciamo, industriali, praticamente, molto molto rigide, sono durissime e sono dei taglierini, praticamente. Vedete che hanno anche la protezione del cartone, perché tagliano veramente, cioè, sono dei cutter praticamente, no? Vedete, GEM. Non è una novità, cioè, ci sono da 100 anni, sono anche i rasoi vintage, quelli marchiati, mi pare, 1912, di brevetto, GEM, ma a scatto, cioè, prendono la lama così. In quel caso la lama ballicchia un po', insomma, non è così salda. Questo rasoio invece risolve il problema. Ora guardate che falce, cioè, ma si vede soltanto dall'inclinazione dell'ultimo dell'affilatura. Allora, cosa facciamo? Con questo rasoio, che tra l'altro ha una particolarissima vite rettangolare, andiamo a inserire la lametta. Ecco qua. Vedete, ha i suoi due perni e andiamo a chiudere questo, la tratta come una lametta, diciamo, normale. Andiamo a chiudere anche il manico, a serrare più che chiudere il manico. Ecco qua. Ecco qua. L'esposizione è importante, ma vedrete che rende la lametta gestibile, cioè valorizza queste lamette GEM che sono comunque lamette molto molto taglienti. Rasoio caro, rasoio d'acciaio ovviamente 316L, Land, marca che conosciamo tutti per il Blackbird, che conosciamo tutti per rasoi
importanti, americana, che ha deciso di rivalutare, di rilanciare questo tipo di lamette, questo gem, quindi single edge, con un'inclinazione che facilita, spero che si veda, facilita anche l'individuazione del giusto angolo di rasatura. Chiaramente io vi anticipo che è una falce, quindi qua io ho due poretti, me li taglierà, perché questo non perdona, però è gestibile. Ma oggi le novità non finiscono qui, perché oggi presento, ringrazio per avermelo fornito, amico Bruno Iepariello, di Toscana Factory Lab, Butterfly, ecco qua, Butterfly, una profumazione che trovo ispirata, elegante, un po' all'interlude di Amouage. Qui abbiamo una formula che la Sura Toscana ha individuato e che è un sapone che ha un effetto tallo, guardate. Qua c'è l'inci, io ve lo faccio leggere per chi capisce qualcosa. Acqua, eccolo qua il clinci. Questa formula che io trovo molto protettiva, già provata in altri saponi, quindi sappiamo già di cosa stiamo parlando. Faccio scorrere un po' l'acqua che si scaldi per metterne un po' sopra, perché deve essere un po', perché la pasta non mollissima, qualche goccia male non gli fa. Mi sciacquo il viso e andiamo a riesumare per una volta il Chubby 2 della Simpson. Ormai di anni, ma sempre efficiente. Setola che per me ha solo un difetto, cioè le dimensioni. Qua c'è il cane che abbaia, non viene da fuori questo. Vedete come il sapone si preleva bene, grazie a queste setole e grazie anche alla composizione del sapone. Che fa già crema, guardate, con due gocce d'acqua, e il pennello soprattutto umido. Ecco qua, chiudiamo Butterfly con le note, note di interludio magari. Lo spandiamo e qui c'è proprio l'effetto tallo, cioè sapone che così il primo acchito si attacca, si appiccica alla pelle, ma noi con l'acqua andiamo a raggiungere la consistenza che vogliamo.
Vedete come monta. E come sia regolabile proprio, non vero? Ecco qua, questo qua è la mia consistenza preferita. E qua c'è ancora tanto di quel sapone, la faccia che dice che non montano quei saponi, io veramente non capisco delle volte. Eccolo qua, Sabre Blackland. Una ghigliottina, però gestibile. Non so se riesco a rendere l'idea. Vedremo cosa farà ai miei due foresti. Che li vedo già sulla bruttacchina. Un'efficacia, signori, che confermo, io l'ho già usato tante volte, questo rasoio ce l'ho da, penso, più di un anno, ma veramente impressionante. Uno qua. Vado piano, vedete il poletto. L'altro me l'ha tagliato. Eccolo qua. D'altronde questa è una lama che non lascia spazio, come dire, a tante storie. Ecco qua, qui la barba e il pelo è andato. Un ciacco. E andiamo. Seconda passata. Qua il montaggio prende subito, eh. Viso umido.
non aggiungo neanche acqua, mi va bene così. Andiamo di obliquo, seconda passata e contro il pelo. Il rasoio scorre molto bene. E andiamo di contropelo, netto qua. Ecco qua. Dettagli. E qua c'è veramente, non c'è più niente. A questo punto ci laviamo, ma questa volta con acqua fredda. Andiamo a pulire. Il sapone chiaramente è un sapone molto che appiccica, quindi anche sui vestiti bisogna stare attenti a pulirsi subito, perché sennò il poretto, uno dei due è andato, e vabbè. Diciamo che abbiamo dimezzato i danni che erano preventivati. Il risultato è più che soddisfacente. È veramente quello che viene chiamato BBS. Metto un po' l'astringente, così facciamo contento anche col Tires. Poretto. Eccoci qua. Allora, mentre si asciuga la stringente, iniziamo a parlare del rasoio. Sabro con le lamette gem. Allora, questa è una ghigliottina, è gestibile. Chiaramente, se c'è un poretto, ve lo taglia via. Il mio era pronunciato, è la quarta volta che me lo taglia via, quindi voglio dire, non, prima di, finché non va via, se poi si. Però, voglio dire, è gestibile, cioè come vedete non mi ha creato altri problemi. È molto gestibile e rende veramente efficaci le lamette gem. È un rasoio di un certo prezzo, di una certa qualità, evidente,
ma che io consiglio a chi vuole qualcosa di alternativo, a chi magari dice: ma a me piace la lametta jam, ma con i rasoi vintage non riesco a gestirla nella maniera corretta perché gli balla un po', perché chiaramente stiamo parlando di una falce. Con questo riuscirete a gestirla. È un'alternativa ai singoleggi tradizionali, è un'alternativa che si può prendere assolutamente in considerazione. Va nel cimitero delle lamette, io qui adesso già mi porto avanti col lavoro, asciugo, perché è importante, ogni volta che mi hanno chiesto questo, come si ripongono i rasoi, alla fine di ogni rasatura, sciacquata e asciugatura minuziosa di ogni componente. Questo basta, diciamo, per tenerlo in efficienza. Poi, dopo magari un anno di utilizzo, si può pensare a un lavaggio più intensivo, magari con uno spazzolino, con un detersivo, ma per ora, diciamo, basta così, insomma, basta che asciugare bene in modo che, anche se si è parlato di acciaio inossidabile, poi si ripone, chiaramente, e si mette via. Eccolo qua, il sabro. Per chi me l'aveva chiesto. Andiamo con, parliamo del pennello. Il pennello è una, lo sciacquo un attimo, è una sicurezza, una garanzia. Questo è un pennello che l'unico difetto che ha per me è la grandezza del ciuffo, vedete? Questo è incontrato a Roma, perché io ho la faccia grande, però effettivamente è un pennello con una setola che ha i suoi anni, ma ha mantenuto una sua grande qualità. Cioè, non è una setola che oggi si può dichiarare superata, secondo me. È evidente che il mio sogno sarebbe averlo grosso come Roma. Parlo del Simpson, ovviamente. E quindi è un problema di dimensioni. Per il resto, il pennello io lo trovo veramente molto anche per le dimensioni contenute, vedete, cioè una mano. Molto utile in viaggio, ad esempio, no? Perché un sintetico è un pennello ideale per il viaggio. Andiamo alla prova dell'aftershave. Agitiamo. Il richiamo interlude è spiccatissimo ed è molto riuscito. C'è dell'incenso, c'è del spezie, ambre. Io sento questo, poi il mio naso è molto orientale, molto persiano. Ottimo, bel lavoro, bel lavoro. Io sono un appassionato di questo tipo di profumazione. Eccolo qua. Quindi sapone e la formula di Toscana Factory Lab che conosciamo già. Quindi simil tallow come effetto. Aftershave, note assolutamente ispirate, secondo il mio naso, a quello che è Interlude di Amouage, che è un profumo veramente eccezionale. Infatti, concludiamo la rasatura con una spruzzata di Interlude di Amouage. Eccolo qua. Ecco qua. E siamo pronti per una domenica top. Allora, io vi ringrazio tutti. Ho acquistato altri tre saponi nuovi, quindi prossimamente, tempo permettendo, li proveremo insieme e vedremo come sono fatti, insomma. Vi dico già che il prossimo che vorrei provare è
questo che mi ha attirato molto e mi è piaciuto molto. Non l'ho ancora usato. No, vi stavo dicendo una bugia, l'ho usato una volta. Il Benjamin Franklin della Stirling. Sarà la prossima che proveremo. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.